Una buona serata a tutti voi, ma soprattutto ben ritrovati. Sono le 19 e come ogni sera è arrivato il momento di essere qui insieme nel nostro salotto. Prima di iniziare il nostro appuntamento della sera, prima di conoscere l'ospite, vi ricordo come sempre che potete restare in contatto con la nostra redazione semplicemente inviando una mail al solito indirizzo angoli@espansionetv.it. Bene, allora subito il nostro ospite che ha tantissime cose da raccontarci come sempre. Benvenuto, anzi ben ritrovato, a Pietro Merra. Ciao. Grazie. Pietro. Ciao Dolores. Sempre interessante ritrovarti, perché tu che sei ideatore di questo progetto davvero molto molto importante, perché come dicevamo prima di iniziare questa nostra serata, insomma, serve anche per lasciare delle tracce, per cambiare città, per trasformarle, riportarle a una vitalità culturale importante, e tutto questo grazie a queste passeggiate, a questi itinerari che tu hai costruito nel corso degli ultimi tempi in maniera magistrale. Sono state seguitissime, siamo un po' alle ultime battute, quindi abbiamo festeggiato recentemente la 50ª con 8.100 persone complessive in questi primi 2 anni e mezzo. Cerchiamo, come pollicino quando camminiamo, di lasciare delle tracce, quindi l'abbiamo appena inaugurato nella passeggiata Vikilos Volta, l'ultima. In realtà ci sono altre associazioni che si stanno facendo avanti per regalare altri Little Free Library, quindi piccole in questo percorso. Quindi sono partner vostri, sì, che contribuiscono, come dicevi, sì, no, a lasciare quella queste che vediamo tracce. Ora, eccoli, esatto, qua. Quelle due persone, una è l'assessore a parte me, l'altra è l'assessore alla cultura di Brunate, e poi una coppia, una giovane coppia che ha costruito, donato e regalato alla collettività questa Little Free Library, che da domenica scorsa si trova al faro di San Mauri, sotto il faro, nella piazza sotto il faro, ed è la settima. La prima si trova all'inizio del percorso di questa Lecomo Poetry Way che ci siamo inventati, quindi percorso pedonale in luoghi bellissimi, si trova al Giardino della Valle. Quindi appunto cerchiamo di lasciare qualcosa di strutturale. Questo cosa caso, ci racconta? Questo era proprio il momento finale di quella passeggiata a Vichy Lo Svolta, con una foto a tutti a V, insomma, una V leggermente che assomiglia un po' a una U, però no, era l'intento. Tutti, insomma, tutti i partecipanti nel nome di Volta sotto il faro, con questa foto realizzata con il drone da Valerio Carletto, che parteciperà insieme a tantissime altre. Quindi qui lancio un appello a tutti i telespettatori di Espansione a partecipare anche a propria volta al concorso Vikilos Monuments, che è il più grande concorso fotografico mondiale, si tiene in 56 nazioni. Per quest'anno, per la prima volta, grazie alla collaborazione tra la nostra associazione Sentiero dei Sogni e il progetto Passeggiate Creative con Wikimedia Italia, ci sarà una sezione locale Vikilos Lake Como, e le fotografie che si caricano dei monumenti liberalizzati dai proprietari, finora sono 72 monumenti, più per la prima volta anche 13 alberi monumentali, riconosciuti quindi come monumenti a tutti gli effetti, ed è un'altra cosa molto bella, sono appunto in gara online. Se cercate Vikilos Monuments su Google, ecco, infatti Google, volevo chiederti Monuments Como, raccogliere. Basta anche semplicemente su Google Vikilos Monuments Como, esce, si trova subito la pagina con la lista dei monumenti liberalizzati, come si caricano le foto. Ricordate la scadenza, che è entro questa domenica 30 settembre. Quindi velocissimi, sì, non perdiamo assolutamente tempo. Sono già 260, tempo. Più di 260 le foto di Como in gara. Tra l'altro una risposta nella risposta, perché come dicevamo le passeggiate hanno avuto un successo straordinario, veramente. Questi, come dire, eventi collaterali o possibilità, chiamiamo, sì, come tu preferisci ovviamente, danno arricchimento ma coinvolgono sempre di più in varie forme d'arte, la fotografia in maniera assoluta, molto bella. Esattamente, in questo caso fotografia che aiuta anche la conoscenza e la divulgazione a livello mondiale delle bellezze della storia del nostro territorio, perché chiaramente queste immagini finiscono poi, oltre a partecipare al concorso, finiscono poi nel più grande archivio fotografico mondiale, Wikicommons, e da lì vengono utilizzate per arricchire le voci di Wikipedia, per creare questa guida turistica mondiale. Quindi Como sempre Wiki di Voyage, più quindi, internazionalizzata. Esatto, sarà tutto un contributo. Intanto poi, ecco, sempre domenica andiamo avanti con la prossima passeggiata sulle orme di un grandissimo del primo Novecento che è morto sul lago, ma se lo ricordano in pochi, che è Gian Pietro Lucini, in un luogo straordinario. Questo è proprio il salotto di casa sua, che i proprietari ci apriranno eccezionalmente per l'occasione, e da lì andremo a fare una passeggiata, questo è il suo giardino, andremo a fare una passeggiata, un percorso ad anello straordinario che porta a San Domenico, che è uno dei punti panoramici più belli del lago, no? Dove si abbraccia con la vista, si abbracciano le tre braccia proprio, i tre rami dell'Ario. Quindi grande autore del primo Novecento, pensate che morì nel 1914, ha solo 46 anni, e stava scrivendo un saggio che si intitolava Antimilitarismo.
nei tempi in cui per, come dire, l'autore più importante in Italia, che era Marinetti, che peraltro fu prefattore del libro più significativo di poesie di Lucini, la legge era, no, la guerra sulla legge del mondo, invece insomma era molto avanti rispetto ai tempi anche Lucini. Un altro pensiero, esatto, insomma. Un altro pensiero moderno che ci piace, che è bello riscoprire, quindi con anche tre poeti della Casa della Poesia di Milano, oltre a Chiara Milani, che molte come conoscono, la responsabile scientifica della biblioteca, perché poi l'archivio di Lucini è stato comprato, acquisito dalla biblioteca di Como, si trova lì, vengono da tutta Italia e non solo a studiarlo. E questo è interessante perché a volte, insomma, noi che siamo qua magari trascuriamo e non approfondiamo questi tesori così importanti, invece come dici tu da tutta Italia arrivano per approfondire, per conoscere, e questa passeggiata, lo ricordiamo proprio insomma a ridosso il 30 di settembre, quindi tra pochi giorni, darà proprio questa bellissima occasione. Qui abbiamo delle altre immagini. Sì, qui sono proprio questi boschi sacri, come li chiamava Lucini, qui è una passeggiata per tutti, nel senso anche chi assolutamente non legge poesia, non sa chi sia Lucini, ecco, è un'occasione per una scoperta, scopriremo assieme il poeta e dei luoghi bellissimi, uno sguardo su Como, i suoi monti e il suo lago, diverso, qui è proprio il cimitero che vedeva Lucini da casa, che ha ispirato alcune sue opere. Dopodiché siamo già pronti poi per rimetterci in cammino il sabato successivo, sta succedendo qualcosa quest'anno, significativo per Como, perché la città della seta non può prescindere dalla sua scuola assoluta, che è cresciuta, insomma, Como si è sviluppata negli ultimi 150 anni un po' insieme al setificio, che infatti ha cambiato sede più volte nel corso degli anni, ormai noi insomma meno anziani diciamo, ma ormai lo stiamo diventando anche noi, siamo abituati a vedere da quando siamo comunque ragazzini dove sta adesso, no, lungo il Cosia, in realtà nei 100 anni in cui non ci siamo stati ha avuto altre collocazioni, ha avuto altre collocazioni, è stato insomma occasione di battaglie anche culturali per far partire i corsi, per implementarli, personaggi straordinari che sono passati sia in cattedra sia come allievi, insomma si interseca tantissimo con la storia della città e dell'Italia, perché insomma il ministro Carcano, da cui prende il nome e che nei primi 900 fu fondamentale per far arrivare i fondi, fu anche quello che si rifiutò di avere l'indennità parlamentare, anzi propose una legge per togliere a tutti l'indennità parlamentare, non fu approvata, però lui rimase a vivere in un appartamentino a sue spese, si faceva, ma quando gli mancavano i soldi scriveva al fratello per favore aiutami, che oggi un ministro. Quindi un altro bel esempio che vogliamo riportare, esempio, insomma, esatto, la memoria, che è assolutamente attuale, è bello, straordinariamente attuale. Attuale davvero. Quindi dicevi il setificio assolutamente merita attenzione proprio perché si intreccia con la storia della città e anche con l'eccellenza insomma del territorio, quindi l'attenzione non poteva venir meno, per cui come abbiamo detto tantissimi gli appuntamenti che si sono snodati anche durante l'estate, tantissime le passeggiate che hanno visto una grandissima partecipazione, ma l'autunno insomma non può non vedere gli appuntamenti, quindi come abbiamo detto quello del 30 settembre, esatto, subito ricordo questo. Gli ultimi due nel frattempo, qualche foto si è già vista del penultimo, che è quello che ci porterà nei possedimenti del cognato di Volta, altro grande industriale tessile di fine 700, primo 800, Lodovico Reina, in una, quella che oggi consideriamo una periferia, che è bellissima proprio, anche quella ricca di tesori, quindi Mognano, Quarcino e Cardina saranno un'altra occasione di passeggio tra storia, insomma dall'illuminismo fino alla Grande Guerra, perché ci sono anche le fortificazioni della Grande Guerra a Cardina, e proprio sul tema della Grande Guerra, a ridosso del 4 novembre, chiuderemo con il Comune di Como, il nostro anno di passeggiate, ma anche la mostra in corso in Pinacoteca sull'asilo Sant'Elia, ricordando Sant'Elia e Terragni assieme in occasione della chiusura del centenario della Grande Guerra, con ovviamente ricordando, insomma dando vita, dando voce ai caduti iscritti sul famoso monolite del monumento ai caduti, ma anche andando a scoprire gli altri monumenti e chi sono quelle persone, insomma dando voce a chi ha lasciato la vita per forse dare un futuro migliore a noi 100 anni fa. Sicuramente così. Pietro, battuta conclusiva, il bilancio di questo anno insomma di lavoro e anche di successo, qual è la cosa che non ti aspettavi e che è accaduta? La cosa che non mi aspettavo è che ci fossero così tante persone davvero di tutte le età, cioè dover ogni volta comunque arrivare al tutto esaurito, aprire liste d'attesa è bellissimo. Quello che mi aspetto, che spero, insomma, appunto che di lasciare sempre più tracce, che tutto questo diventi un patrimonio fruibile per chiunque venga a Como, quindi insomma lavorare su guide, mappe, percorsi che restino tangibili immediatamente per chi arriva
Como. Bene, noi ti ringraziamo per averci messo tanto impegno e per averlo trasformato in un progetto che insomma è assolutamente vivo qui nella città di Como. Quindi grazie a Pietro Berra per essere stato ancora una volta qui nostro ospite. Grazie a voi. Grazie davvero. Grazie anche a voi, ma rimanete lì perché tra pochissimo Angoli, come sempre, torna.